Tale. Se chiedete a Google chi è la prof più severa del mondo, my name comes up. Esce fuori il mio nome. Catherine Birbalsing è la protagonista di tutti i talk show sull'educazione. È discussa la sua pretesa del saluto in classe, la quantità di compiti a casa, la mensa vegana uguale per tutti gli studenti di tutte le religioni e stili alimentari. Sui suoi provvedimenti si aprono dibattiti nelle trasmissioni radio e TV del mattino, le news della BBC e i titoli dei giornali. La sua Michaela School è una scuola secondaria statale gratuita in una zona degradata di Londra. Gli studenti fanno progressi eccezionali rispetto alle altre scuole, escono con ottimi voti e hanno successo all'università. Tra le ricette della prof c'è anche circoscrivere lo spazio del digitale e dell'intelligenza artificiale ChatGPT. L'abbiamo incontrata a Londra, a margine del convegno ARC. Ma quindi sono consentiti gli smartphone e ChatGPT in classe o no? No. Ma noi non usiamo molta tecnologia, siamo abbastanza tradizionali, usiamo penna e carta. E se troviamo qualcuno a utilizzare ChatGPT, lo mettiamo in punizione. Sanno che non è permesso. Noi incoraggiamo le famiglie a non dare affatto lo smartphone ai ragazzi. La Michaela School sfida la convinzione secondo cui i bambini poveri faranno sempre fatica ad avere successo. Invece di offrire concessioni agli alunni con una vita familiare problematica e di scusare comportamenti scorretti, Michaela pretende che ogni bambino rispetti gli stessi rigorosi standard degli altri. Non dobbiamo crescere una generazione di vittime, afferma l'educatrice, ma ora la scuola è stata denunciata. Poco più di un anno fa, un piccolo gruppo di alunni musulmani è stato fermato dagli insegnanti durante la preghiera nel cortile della scuola all'ora di pranzo. Gli insegnanti hanno cercato di frenare la pratica e sono stati aggrediti. Bottiglie di vetro e un mattone lanciato attraverso la finestra. La scuola ha sospeso un alunno e ha introdotto un divieto temporaneo di rituali di preghiera, reso ora permanente. Un alunno che sostiene che il divieto prenda di mira ingiustamente i bambini musulmani e metta in discussione la libertà di religione ha portato in tribunale la scuola. Il processo inchioda l'Inghilterra e i media. Birbalsing, nella sua dichiarazione all'alta corte, ha sostenuto che Michaela è un luogo dove i bambini di tutte le razze e religioni credono in qualcosa che condividono e che è più grande di loro, il paese. La professoressa, nata in Nuova Zelanda, cresciuta in Nigeria, Francia e Inghilterra, è figlia di un indiano di famiglia indù e musulmana e una giamaicana cristiana. Vuole evitare che gli alunni si segreghino in gruppi religiosi. Tutti nella sua scuola scendono a compromessi. Non si può pregare perché in questo modo la scuola diventa un cuscinetto nei confronti di un mondo esterno diviso da identità culturali e religiose. La Berkeley Primary School, in effetti, nella zona est di Londra, presto potrebbe essere costretta a chiudere e gli alunni costretti a studiare online a causa di lotte e bullismo nei confronti di gruppi religiosi. I bambini, secondo la professoressa, dovrebbero essere socializzati per diventare parte della società britannica, godendo di un comune senso di unità e di scopo.